C'è stato un momento durante l'allenamento di oggi in cui ho pensato non ci riuscirò, non ce la farò mai. E quel momento è stato l'esatto momento in cui ho detto, cavoli, ma pensa a tutto quello che hai fatto nel passato, quanti progressi. Quel momento si vede qua, in questa faccia qui, in cui dico, bah, cosa lo sto facendo fare? E lì ho pensato veramente a tutti i passaggi, tutti i progressi, a come ero migliorata nel tempo. E quindi ho detto no, ritorni a terra e lo fai con una consapevolezza, una coscienza, una connessione differente. Quindi sono tornata a terra, mi sono rimessa a posto, mi sono rilassata, ho respirato, ho chiuso gli occhi, ho ascoltato il corpo. E in quel momento il corpo è sceso molto di più rispetto a prima. L'ho sentito veramente, veramente che stava collaborando con me, non che era contro di me. Ma giustamente alla fine se vai con una mentalità negativa in cui pensi di non aver fatto niente, di non star facendo niente, il tuo corpo ti frena ed è una bellissima connessione. Così ho provato anche a lasciare le mani per vedere se c'era la forza, il controllo e c'era. Ovvio c'è ancora tanto lavoro da fare anche perché ultimamente sto seguendo poco gli esercizi di mobility drills, lo ammetto, però sono molto felice che ogni volta che faccio la routine, che ci lavoro, questo sia un risultato e che non sia tornata completamente indietro. Quindi mi sono presa qualche minuto per rilassarmi, riconnettermi, respirare, ringraziare il mio corpo per le magie che ogni giorno mi fa fare. Forse ogni tanto ci dimentichiamo che veramente ci permette di fare grandi magie. Ed è arrivato il momento di ricordarlo a noi stessi e ringraziarlo.